Di essere un paese in cui ogni italiano è orgoglioso e lo ricorda in tutte le occasioni, di essere un paese che ha il più grande patrimonio culturale del mondo. E contemporaneamente siamo un paese in cui si legge meno di altri, si va al cinema meno di altri, si va a teatro meno di altri, si ascolta musica meno di altri. Ci sono dei dati positivi che segnano un'inversione di tendenza. Federculture quest'anno ha pubblicato i dati del 2016 e finalmente abbiamo il segno più in tutti i settori. In alcuni settori anche un segno più significativo, insomma, forte, che dimostra che si può invertire questa tendenza. Ma va fatto un lavoro molto profondo, molto lento, che non uno di quei lavori che non danno i risultati subito. E in questo il lavoro sulla lettura è un lavoro che si deve iniziare da bambini. Noi abbiamo avviato, oltre alle iniziative con l'Associazione Italiana Editori, con l'iniziativa Libriamoci, le letture ad alta voce nelle scuole, ormai con molto più di 6.000 scuole, insieme al Ministero della Salute, il Ministero del MIUR, abbiamo, e alcune regioni abbiamo costituito un progetto che porta la lettura addirittura nei reparti di maternità, che ha dimostrato che se tu cominci le letture ad alta voce nella prima fase della vita, poi te lo porti dietro per tutto il resto del tempo. E naturalmente i festival o le iniziative letterarie contribuiscono molto ad avvicinare alla lettura. Abbiamo fatto un patto con le televisioni che hanno dato un contributo, voglio essere gentile, non positivo a aiutare la lettura nel nostro paese. Il patto con le televisioni ha fatto sì che adesso le televisioni pubbliche e private stiano cominciando a fare una serie di trasmissioni non mirate ai lettori corti, quelle c'erano già, ma mirate al pubblico generalista, a introdurre la lettura nei programmi molto popolari, introdurla anche nella fiction, quindi aiutare i modelli comportamentali, perché la TV nel bene e nel male fa anche questo. Quindi è un grande lavoro. Nella legge di bilancio di quest'anno abbiamo per la prima volta previsto, la legge di bilancio è la legge che il governo manda al Parlamento, che il Parlamento sta discutendo in queste ore, ma nel testo del disegno di legge del governo, ma per la prima volta abbiamo creato un fondo per la lettura di 3 milioni di euro che si aggiunge a quelli che c'erano già al Centro per il Libro della Lettura. Parliamo di una cosa tipo 10 volte superiore alla cifra dell'anno scorso. È poco, è ancora poco rispetto ad altri paesi, ma è una strada imboccata. Stiamo lavorando, preciso per i giornalisti, stiamo lavorando attorno a un'idea in fase emendativa in Parlamento che possa aiutare molto le librerie. Le librerie attraverso uno strumento fiscale che le aiuti. Perché io penso che il valore di una libreria in un centro storico, in una periferia urbana, sia talmente forte dal punto di vista sociale, oltre che culturale, che si giustifica abbondantemente che lo Stato rinunci a una parte consistente di entrate purché quel luogo di aggregazione sociale resti vivo, resti presente. E ci sono molte altre cose da fare. Io credo la legislatura è alla fine. Credo che se in questa legislatura abbiamo portato a compimento, dopo tanta attesa, tanti anni di attesa, la nuova legge sul cinema e qualche giorno fa approvata definitivamente la nuova legge sullo spettacolo dal vivo, io penso che sia ora di pensare, sarà un tema evidentemente della prossima legislatura, ad una legge per tutto il sistema del libro. Se noi, penso alla legge sul cinema, giustamente aiutiamo tutte le figure che operano nel settore cinema, aiutiamo gli autori, aiutiamo gli esercenti delle sale, aiutiamo i produttori, aiutiamo i distributori, e così è nello spettacolo dal vivo. E perché lo Stato non deve fare la stessa operazione nei confronti del libro? E quindi aiutare tutte le parti della filiera del libro, le librerie, le case editrici, i giovani autori, i distributori, cioè se aiutiamo il film o se aiutiamo uno spettacolo di prosa o di lirica, perché non fare la stessa cosa in confronti del libro? Penso che questa sia la grande sfida della prossima legislatura. Una legislatura. Io sono 4 anni che faccio il ministro. Quando ho chiesto, rispetto ad altre possibilità, di fare il ministro della cultura, l'ho chiesto perché ho sempre sofferto a vedere le politiche culturali in un paese come il nostro confinate in un ruolo marginale, non solo i tagli al bilancio, ma complessivamente confinate in un ruolo marginale.
In questa legislatura mi pare che sia tornata una centralità, e lo dico anche con una certa soddisfazione, gran parte dei provvedimenti che abbiamo proposto al Parlamento, dall'art bonus alla legge sul cinema, alla legge sullo spettacolo, hanno avuto un consenso più largo della maggioranza parlamentare. Il tabellone luminoso della Camera nel voto finale sulla legge per lo spettacolo aveva voto a favore della maggioranza, qualche voto rosso dell'opposizione, ma quasi tutte le opposizioni, da Forza Italia a 5 Stelle, si sono astenute. L'astensione è un passo positivo nel voto parlamentare. Io penso che si possa dire che ci sono le elezioni, quindi comunque vadano le prossime elezioni, difficilmente si tornerà indietro da questo inizio di centralità rispetto alle politiche culturali. Quindi questo è un fatto positivo su cui bisogna investire e su cui ringrazio Mussetti e ringrazio Milano, perché ci hanno davvero indicato in anticipo la strada. Grazie Ministro Franceschini per quel che ha fatto, per quel che ha detto, per gli annunci che ci ha dato, che ci aprono un po' il cuore in tempi difficili. Credo che noi ci siamo, ci stiamo e vogliamo andare avanti. Adesso...